Scusami, Antonella, ma non riesco a capire il motivo di questa decisione. Perché mi vuoi lasciare? D'accordo, Mattias, te lo spiegherò. Adesso Patty e io siamo diventate molto amiche. Però in passato abbiamo sofferto molto per te e ci siamo fatte del male l'una con l'altra, vero Patty? Sì, è la verità. È per questo che ora voglio che la finiamo qui, per non farci ancora del male, capisci? Sì, capisco. Fate come volete. State bene e siate felici. A me non importa più, va bene così, veramente. Ciao, Mattias. Che è successo? Una cosa che non capisco. Antonella mi ha lasciato perché dice che ora è diventata amica di Patty e non vuole farle del male. Ti ha detto questo? Sì, non è strano? Sì, davvero strano. Io non riesco a credere che Antonella sia diventata improvvisamente amica di Patty. A me è sembrata molto sincera. Credo che siano amiche davvero adesso. Tu pensi? Sai cosa? Non mi importa niente. Contente loro, contenti tutti. Mattias, adesso non credo a te. Perché tu sei rimasto senza nessuna delle due. Sei a bocca asciutta. Glielo ripeto. Comincia lei a parlare o comincio io? Se ci tieni tanto, parla pure tu. Sì, ci tengo. E come se ci tengo. Carmen, che sta succedendo? Per favore, mi vuoi spiegare? Ecco, io vi ho convocati tutti e due perché volevo dirti che tua madre... Lo dico, Ines? Sì. Il fatto è che tua madre... Proseguo? Certo. Ma ti prego, va avanti. Insomma, il fatto è che tua madre frequenta delle persone, nonostante a te non abbia mai detto nulla. Ma io l'ho vista con i miei occhi. È la verità? È la verità. Mamma? Sì, è la pura verità. Io so che si vede con uno che si chiama Mancini. Con Paul? Sì, e con un altro, con Germano. Con Germano, quello della scuola, lo conosci? Germano. Sì, con Germano. Li ho sentiti io parlare e sembravano sorprendentemente in confidenza. Li ho sentiti. Non è vero, Ines? Risponda. Mamma, vuoi rispondere qualcosa o non dici niente? Scusami, ma credo che tu ti stia sbagliando. Io ho già uno zio, si chiama Fito. Sì, Fito, il fratello di tua madre. Ma sono tuo zio anche io. Sono così agitato. Come zio? Anche tu sei fratello di mia madre? Sì, beh, diciamo che sono un mezzo zio. Sono fratellastro di tua madre da parte di padre. Ah, ma guarda un po'. Scusami, ma non ne sapevo nulla. Mi cogli di sorpresa. Sai, non vivo con mia madre adesso, quindi non sapevo niente del tuo arrivo. Sono Nicolas. Piacere, nipote. Piacere, zio. Lieto di conoscerti. Senti. Sì? Questo ragazzo è un tuo parente? Sì, è mio zio. Beh, mezzo zio. È davvero fantastico. Presentamelo, no? Certo. Allora, ragazze, vi presento mio zio Nicolas. Loro sono... Presentalo. Lo presento a tutte. Loro sono le mie compagne di scuola. Ciao a tutti, un saluto con un bacio. Posso? Ciao. Ciao. Come siete simpatiche. Allora? Ora sei tranquilla, no? Non so che cos'altro potrai fare. Sì, grazie Antonella. Sul serio, perdonami se non ho avuto fiducia in te. Non ho niente da perdonarti. Con tutto quello che ti ho fatto è logico che tu non ti fidi. Ma ti prometto che non avrai più niente da temere. Perché a partire da ora sarai la mia amica del cuore, da qui all'eternità. Ma perché stai ridendo, mamma? Quello che dice non fa affatto ridere. Scusami, Leandruccio, ma non riesco a rispondere. È così divertente quello che dice questa ragazza. Io non lo trovo affatto divertente. Neanch'io lo trovo divertente. Ah, invece è molto divertente. Ma tu dici, e perché? Ha un'immaginazione incredibile. Germano, Germanuccio, vieni per favore. Sì, signora Ines. Che cosa desidera? Germano passava di qui, che coincidenza. Ti assicuro che li ho sentiti, Leandro. Ho sentito cosa, te, cosa, ho cosa? Sentito lui e lei che parlavano. Parlavano come se fossero... Secondo te tra me e la signora Ines ci sarebbe una... Ma dai, se per me è come una madre. Non esageriamo adesso. Non ci posso credere. Neanch'io posso crederci, davvero. Mi hai chiamato per questo, Carmen. Tu mi hai chiamato per questo? Ho pensato molto alla storia che mi hai raccontato, sai? E quale storia? Quella di Carmen, quella ragazza. Ah, e come mai non è affatto interessante la storia di Carmen? No, ma poverina,
È arrivata tutta sola con una figlia malata a Buenos Aires. Non ti dispiace un po' per... No! Non mi dispiace! Da quando è apparsa non fa altro che complicarmi la vita! Mi stavo per sposare con Leandro e guarda quanto tempo è passato e ancora non sono sposata! È colpa sua! Perché me lo vuole portare via, capisci? Portare via? Non me la nominare, perché se me la nomini divento nervosa, non ci vedo più dalla rabbia e quindi... Ah, ciao! Ciao, come va? Aspettavo, venite! Oh, Paulino, quanto tempo! Vieni, entra! Oh, poverino, te ne sei andato, come... Io non sono arrabbiata, sono rimasta male perché te ne sei andato così di nascosto, ma adesso è tutto passato, è tutto passato! È una buona scuola? Sì, è ottima. Molto bene. Sì, ma deve essere molto... Come stanno i capelli? Cara, non è vero? Lasciatemi respirare. A dire la verità, noi siamo qui perché abbiamo una borsa di studio. Inoltre, la preside di questa scuola è la madre di Leandro, quindi capisci che... Sì, capisco. Sì. Ah, zio, sei venuto! Come sta la mia nipotina? Sì, bene? Ti piace la scuola? Ah, è stupenda! Una bella scuola privata, Sì. A quanto pare abbiamo visite. Lui è Nicolas, mio zio. Lei è Emilia, la professoressa di danza. Professoressa, come va, Nicolas? Salve! È un piacere enorme. Grazie. Bene, questa è l'ora della lezione di musical. Chissà se a tuo zio piace ballare. Ah, sì, non c'è alcun dubbio. Perché da quanto so ammira le donne. Come dicono tutti, se non balli non conquisti. Ma certo, lo zio balla, guarda come balla. Allora andiamo subito a ballare. Cosa no, ci stiamo? No, pure zio. È molto simpatico. Ti dispiace se parliamo un attimo? Sì, ma aspettate un momento, solo un momentino. Patty, ti possiamo parlare? Soltanto due parole. Beh, sì, ma aspettate un secondo, arrivo subito da voi. Andiamo Patty! Via! Non devo lavorare, ciao. Che è successo? Un'altra cosa strana. Ma come, ancora? Sì, Bianca mi ha appena detto che Dorina non è incinta di Andrés. Il padre è Paolo. Ah già, qui ogni giorno c'è una sorpresa diversa. E io che sono andato da Andrés a chiedergli di essere responsabile. Non capisco come la gente possa mentire su una cosa delicata come la maternità. Neanche io lo capisco, neanche io. E poi mi ha chiamato Carmen per parlarmi. Io pensavo che volesse parlare di noi, di quello che succede. Invece no, ha detto che mia madre ha delle relazioni segrete. E che c'è, Esteban? Cos'è che ti diverte tanto? Niente, ma è vero oppure... Comunque era una chiacchiera, mamma l'ha negato. Importa? Quello che non capisco è perché Carmen ha inventato una cosa del genere, è assurdo. Vabbè, dicevamo? Riassumendo, mi sento una sciocca. Riassumendo, sei un po' sciocca, tesoro. Non so perché ogni volta che apri la bocca finisci in mezzo ai problemi. Io non capisco perché non mi tappo la bocca e non lascio Leandro in pace, tranquillo. Non lo lasci in pace perché sei innamorata. Non puoi vivere senza di lui. Ci lasci sole? Come? Se ne vada. Che peccato, povera Carmen, che peccato, sei così ingenua, non impari proprio mai, eh? Che figuraccia hai fatto di fronte a mio figlio, che ovviamente non ti ha creduta. Vuoi che ti dia un consiglio gratis? Non ti mettere più contro di me perché puoi solo perdere, mi dispiace. E poi voglio che lasci in pace Leandro, voglio che una volta per tutte tu lasci mio figlio in pace. Bianca è la donna per lui, non tu. Non tu. Ti dirò la verità. Ho fatto arrestare io tuo marito e ho preso i soldi. Mi hai ingannata, Bianca! Ferma, Bianca! Io non sono uno scudo male. Lasciami! Dovrei prendermela anche con te, Dorina. Sapevi tutto, io? Non mi hai detto niente. Sì, così, è no? Così. È così. E che avete fatto con i soldi? I soldi? Li abbiamo usati per tenere in piedi la commedia che hai recitato con Leandro. Commedia? Avete portato avanti questa società con me, ma con i soldi di mio marito? Sì. Oh, che bei soci che ho, davvero! Abbiamo passato una buona... Allora, no, un socio... aspetta, non è il momento. Lasciamo stare il passato e guardiamo avanti verso il futuro. Questa un'altra, quella della ragazza. Basta, che... Basta, ah! No! Sentitemi bene voi due, mio fratello lo sgrido io e nessun altro. Oh, ti chiedo scusa che sono molto alterata, non si ripeterà. Non succederà più. E voi due,
Vi detesto! Adesso sistemiamoci i capelli. Sì, e adesso è passata, è andata, tutti per uno. E uno per tutti. Questi ti vogliono ingannare. Non riesco a capire che cosa c'è tra Patti e Tontonella. Vanno d'accordissimo, di punto in bianco sono amiche per la pelle. Non lo capisco. Ti posso fare una domanda? Se riguarda Patti, no. Perché a dire il vero preferisco non parlare di lei. Giusy, non riguarda Patti. Volevo chiederti un'altra cosa. Va bene, parla. No, meglio di no, lascia stare. Mi vergogno. Ah, dai, Tamara, raccontami, coraggio. Bene, va bene, te lo chiedo. Io ti volevo chiedere, tu che cosa hai provato quando ti hanno baciata per la prima volta? Ah, era questo! Sì. Ora ti racconto. Ho sentito come delle farfalle nello stomaco che andavano e venivano, svolazzando da un lato e dall'altro, e ho scoperto un mondo nuovo. Ho anche visto una pioggia di colori che però non vedevo, la immaginavo. Ma perché me lo chiedi? Niente, così era una semplice curiosità. Dai, Tamara, io ti conosco. Mi sono accorta che sei cambiata. Coraggio, dimmi la verità. C'è qualcuno nei tuoi pensieri? Forse sì. Ciao, ragazze. Come state? Bene. Perché avete smesso di parlare quando sono arrivata io? Stavo raccontando a Josie una cosa molto personale. Ma adesso che tu sei diventata amica di Antonella, ci sono delle cose di cui non posso proprio parlare con te. Scusami. Le battaglie sono uno, due, e si conclusero con la caduta dei re che ti amo. Ciao Caterina. Ciao Alan. Che studi? Storia. Ti piace la storia? Più o meno, ma non è la cosa che mi piace di più. E quello che ti piace che cos'è? Cantare. Mi piace. Davvero? Cantare. Davvero? Anche a me. Che bello. Ciao Caterina. Che cosa vuoi, Antonella? Voglio parlarti. Allora io vi lascio, così potete parlare tranquille. Sì. Ci vediamo. Voglio che facciamo pace. Stai parlando sul serio? Sì. Senti, Caterina, io so che te ne ho combinate parecchie nel passato. Ti ho trattato male e non era giusto. Perciò voglio che torniamo ad essere amiche. Sei davvero tu o sto parlando con una sosia? Sì, sono io, credimi. E che cos'è che improvvisamente ti ha fatto diventare così buona? Non so, credo che la mia amicizia con Patti mi abbia fatto cambiare. Hai ragione. Ecco, io credo di aver sbagliato e mi scuso. Non ci posso credere. Credici. Amiche? Amiche. Ti mando un bacio. E tu che ci fai qui? Leandro, come stai? Bene, te l'ho già detto stamattina che sto bene, mi sembra, ricordi? Lo sai che la tua clinica è davvero splendida. Sì, è un posto incantevole, devo farti i miei complimenti. Una bella clinica, grazie. Insomma, che ci fai qui? Che c'è? Ti rubo solo un minuto, Leandro. Però devo lavorare, sai? Sì, certo, hai ragione. Non ho molto tempo, davvero. Va bene, non voglio disturbarti, vado subito al sodo. Sì. Ho un problema abbastanza grave e ho bisogno che mi aiuti. Un problema. Un problema, tu hai un problema. Va bene, avanti, dimmi che problema è. Il mio problema è che mia sorella si sposa, no? La tua sorellastra. La mia sorellastra, sì. E non ho un vestito elegante, adatto. La festa è importante e... Beh, io le posso dire che non puoi venire, lei lo capirà di sicuro. No, non venire al matrimonio di Bianca. Sì, certo, ma io non so come aiutarti, Nicholas, come potrei? Prestandomi un po' di soldi. Ti ho sorpreso. Bene, allora facciamo la riunione domani. Grazie, arrivederci. Eccolo! Dobbiamo
parlare con lei, signor Pedro. Sì, è vero, l'abbiamo cercata dappertutto. Che è successo? Che è successo? Avete litigato ancora? Ma se vi ho detto di cercare di andare d'accordo, ragazze, è possibile che non riusciate a sopportarvi neanche da lontano? Senti, no, Antonella, non si tratta di questo. Anna, mi ascolti, compatti, ora siamo come sorelle. Lei è la migliore. No, la migliore è lei, la migliore. No, non dire bugie. Ragazzi, sei tu. Non sta bene prendere in giro una persona di una certa età. Non posso credere a quello che vedo e a quello che sento. Ci creda, signor Pedro, perché è la verità. E visto che ora siamo diventate così amiche, non vogliamo più incidere un disco separatamente. E che volete fare? Vogliamo incidere un disco in cui cantiamo tutte e due. Cosa? Sì! Un duetto? Sì! Bene, mi sembra meraviglioso. Se farete un duetto, il disco è garantito. Grazie, è una cosa stupenda, Pedro, siete davvero due angeli. Aspetta, il duo Anto Patti. Voglio dire, Patti Anto. Che te ne pare? Il duo della musica pop. Non se l'aspetta nessuno. Questi fiori sono per chiederti scusa per il malinteso con Dorina. E i cioccolatini sono per avere un'altra opportunità. Sul serio insisti ancora? Naturalmente, naturalmente. Io ti darei tutto, ti regalerei anche la luna se tu me la chiedessi. Senti, non so quante volte te l'ho già detto, ma te lo ripeto, tu non stai bene, Andrés. Dammi retta, non stai bene. No, no, Carmen, la mia migliore medicina sei tu. Se avessi il tuo amore avrei già tutto. Ma io, vediamo se riesco a fartelo capire, io non ti amo. E non sono una medicina che puoi andare a comprare in farmacia. Perché non mi dai almeno una speranza? Perché non c'è alcuna speranza, scusami, ma devo continuare a ripetertelo. Perché sembra che tu non mi ascolti, non mi ascolti quando ti parlo. Andrés? Sì? Mi lasceresti i cioccolatini? Male il pancino? Sì, un pochino. Un pochino. Beh, vedrai che ti passa. Presto andrai a casa. Quanti anni mi hai detto che hai? A me hanno detto quattro. Cara cagnata, sono qui! Passa la voce. Che fai? Non urlare, è una clinica. Fito. Guarda chi c'è Fito. Qui! Che fai qui, tesoro? Io sono Fito o Fituccio, no, molto piacere. I piedi. Che cosa hanno i miei no, piedi? No, quelli del bambino. Che succede? Sono venuto a parlare con questa signora, ma se vuoi ti racconto una barzelletta, così guarisci e poi vai a casa, vediamo. Ascolta, no, anche no, tu. Per favore, non secondo è il te caso. Che cosa fa una formica nel vaso dello zucchero? La settimana bianca! Sì, beh, basta, basta. E un altro. Senti, dove studiano i granchi? Sui banchi di sabbia! Basta, basta, il bambino deve riposare. Lasciami fare! Mi vuoi rovinare la carriera? No, 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 ce l'hai già raccontata tre volte a casa. Lasciami, è la terapia del no, sorriso. No, va bene, tesoro, torno un'altra volta. Allora, questa è una clinica. Fito! Questa è una clinica, non una delle tue feste. Quindi dobbiamo ora fare una. Cosa? Una simulazione. Una simulazione di cosa? Una specie di prova generale del tuo matrimonio con Bianchina, capisci? Ah, una prova generale? Sì, sì, tu inviti i tuoi amici e Bianca le sue amiche. Facciamo sì una bella riunione, qualcosa di improvvisato, ma non troppo. Io devo sapere qual è il terreno su cui devo muovermi, capisci? Sì, sì, ho capito, va bene, ora vai, vai. Sì, ma hai detto di sì? No. Sì, hai detto di sì, lo vedi? Va bene, non urlare, di sì. ho detto di sì, vai ora, eh? Che c'è? Mi aiuti a risolvere un'altra piccola cosetta. Ti sei rabugliato ora, che hai? Che succede? Primo atto! No, 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 per favore, no, no, no. Patrizia, dobbiamo parlare con te. Sì, sì, ditemi. Antonella, dobbiamo parlare con te. Proprio ora, Patti mi sta aspettando. Sì, proprio ora. Senti, Patti, Patrizia, con le ragazze abbiamo parlato e siamo arrivati alla conclusione che non è più possibile che tu resti una di noi, una popolare. No, perché? Perché no, ragazze, perché? Adesso tu sei amica di Antonella. Sai che non la possiamo sopportare. Saresti costretta a sentirci parlare male di lei di continuo. Antonella, siamo stufe di sentirti dire che Patti è la migliore, che è la più buona di tutte. Adesso basta. A me personalmente dà molto fastidio. Non c'è una via di mezzo, o con Patti o con noi. Tu devi capire che non si può tenere un piede in due staffe. O
o diventi amica di Antonella o rimani amica nostra. Sì, sfortunatamente non c'è alcuna via di mezzo. O stai con lei o resti con noi. Io non sono d'accordo con quello che dite. E se non sopportate che sia amica di Patty, beh, vuol dire che non posso più stare con voi. Non ti importa di non appartenere più alle divine? Sì, sì, certo che mi importa, ma a volte nella vita bisogna scegliere se stare da una parte o dall'altra. Beh, io ho deciso di stare con Patty. Ragazzi, non sono assolutamente d'accordo con quello che mi dite. Ma se voi non sopportate che io sia amica di Antonella, non mi interessa più la vostra amicizia. E non ti dispiace per niente rinunciare a essere una popolare? Sì, certo che mi dispiace. Ma nella vita bisogna scegliere se stare da una parte o dall'altra. E io ora scelgo di stare con Antonella. Se è così, prendiamo atto della tua decisione. Andiamo, Pia. Se è così, ne prendiamo atto. Ciao. Piaciuta, signora, ne ho un'altra. Va bene, finisci, un'altra. Adesso basta. Ne ho mille altre. Quanto mi fa piacere concedervi il teatro della mia scuola per fare le prove della festa di nozze di Leandro. No, in realtà non è una festa. Ah, no? È come un saggio, un'anticipazione, una prova generale di come sarà il matrimonio tra suo figlio e mia sorella. Ah, ma che idea originale. Non avrei mai pensato di fare le prove di una festa di nozze. Neanch'io ci avrei mai pensato. È che io ho bisogno di avere un po' di contatto con il pubblico, quello che si dice feedback, signora. Un che? Feedback, pubblico, io pubblico. ma cosa ridi? È così divertente, certo, quello che dici. Che è divertente. Sono 4 o 5 persone, tanto per l'unica cosa che devo chiederle è che consenta alle mie assistenti di visionare il posto. Ah sì? Hai addirittura delle assistenti? Un animatore senza assistenti è come un edificio senza ascensore. Ora ve lo dimostro. Inarrestabile. Martina! Vediamo questi assistenti. Sopralluogo, avanza e prendi nota. Lei è assi ed è anche stente. Assistente. Carina questa. Prendi nota, se no me la scordo. Sì. Che carina. Bene, ora al lavoro. Cominciamo? Si può sapere perché mi guardi così storto, Bianca? Dopo tutto quello che faccio per te. Prendi in giro il torcicollo. Non parlarmi così. Sono la tua amica, non la tua serva. Non te lo dimenticare mai, eh? Ecco, bravo. Piccola, sei fatto shopping. Sì, hai visto? Comprato il vestito per il matrimonio. Ah sì? Che matrimonio? Il tuo, non mancherò, sono tuo fratello. Stai scherzando, spero? Scherzando? No, finché non ti sposerai, non avrò i soldi. E finché non li avrò, non me ne vado. Ah, volevo avvisarti che questo, tutto questo, l'ha pagato il mio cognatino adorabile. Cosa? L'ha pagato Leandro? Sì, cosa volevi che pagassi io? Io sono al verde, mia cara. Vattene! Calmati! Sparisci dalla mia vista, Bianca! Ladro! Calmati! Ho cercato di spiegare alle ragazze quanto sei cambiata, ma nessuna di loro mi ha voluto credere, visto che prima eri così antipatica. Sì, anch'io ho parlato benissimo di te, ma prima eri così tonta che non mi hanno creduto. Va bene così, è lo stesso. Non proprio. Se non ci capiscono, pazienza. Ma ora siamo tutte e due senza gruppo. Va bene, Antonella, ma non siamo comunque sole, perché ognuna di noi ha l'altra. Sì, lo so, ma ci sono rimasta male e quando ci resto male mi viene una voglia... Una voglia di fare shopping al centro commerciale. Mi stai dicendo che adesso, in questo momento, vuoi fare shopping? Sì, e tu mi accompagnerai perché voglio farti un bel regalino. Va bene, però facciamo un accordo. Io ti accompagno a fare shopping, ma tu stanotte ti fermi a dormire a casa mia. A casa tua? Sì. Ah, beh, affare fatto. Perfetto. Oh sì, sarà tutta un'altra cosa, attirerà l'attenzione. Però senza scollatura. Senza scollatura. Ah, lo vedo già. Hola, salve. Salve. Tutto bene? Ciao. Bene, lei come sta? Bene? Oh, l'ho sconosciuto. Ciao ragazze. Non ci posso credere.
Ciao ragazze. Ciao Carmen. Ciao. Vi ho salutato e non mi avete neanche risposto. Chi avete? Scusaci, ma ci siamo distratte. Non ti avevamo proprio vista. Oggi abbiamo tutte e due la testa fra le nuvole. Oggi non ci siamo proprio con la testa. Ci servirebbe un po' di sano riposo. Cosa avete visto? Un ragazzo sconosciuto che gira per il quartiere da ieri. Non sai nulla? Non ne hai sentito parlare? Non ho saputo niente. Magari è un ladro. Chi lo sa? Cosa dici? Non spaventarmi. Potrebbe anche essere, visto che nessuno sa chi non è. Non spaventarci. Già il quartiere non è più così sicuro ultimamente. Davvero? Vi dico addirittura che da qualche tempo non mi azzardo più nemmeno a passeggiare da sola da queste parti. Capisco. Ma pensate se avessimo un amico, qualcuno che ci proteggesse. Oh, sì! Un angelo custode. Sì, una guardia del corpo. E come Kevin Costner in quel film con Whitney Houston. Fito, io non so come dirtelo. Ti ho raccontato il primo atto, no. Ci sono due... Fito, direi che per la prova di stasera non manca più niente. È già tutto pronto, piccina mia? Tutto. Ti ho raccontato quella in cui... Sì. Primo atto, passa una ciliegia e... No. Anche tu. Eppure sembri intelligente. Non preoccuparti, tesoro mio. In realtà la prova non si farà per niente. Come non no, si no. farà, Leandro? No, amore mio, no. Non si farà. No, io non desidero alcuna animazione al mio matrimonio. Sai bene che non mi piace. Scusami. No, non facci caso. Senza un po' di delicatezza, spietato, crudele, cognato. Sei patetico. Sta tranquilla, lui si mette a piangere per niente. Ma scusami, non puoi fare questo a Fito. È una brava persona, non merita quello che gli stai facendo. Sì, pare che non se lo merita. Io ti metto l'anima e il cuore per fare questo regalo a te, a mia sorella. Va bene, ho capito. Mi rifiuti. Vuoi piantarla con questa stupida commedia? Ti concedo 15 minuti per l'animazione. Sei serio, cognato? Sì. Oddio, abbracciamo tutti! Guarda, è pazzesco, davvero! Come può dire a Leandro una bugia del genere? Come può inventarsi una calunnia così inverosimile? È vero? Proprio per questo io ho reagito soltanto ridendo di gusto. Ero sicura che Leandro non avrebbe mai creduto a quel pettegolezzo. Sì, certo! Chi avrebbe potuto credere a tutto questo? Comunque adesso c'è una cosa di cui abbiamo la certezza. Quella donna è molto pericolosa. Sì? Chi è pericolosa? Quindi Antonella si ferma a dormire qui? Sì, mamma. Sei sicura? Oh, sì. Noi siamo molto amiche, ora molto amiche. Spiegami bene, l'hai invitata e lei ha detto... ti ha detto di sì? Sì, è normale. Perché però... io ieri sono rimasta a dormire a casa sua e oggi era giusto che lei dormisse qui. Sì. Che c'è di male, mamma? No, niente di male, solo che mi sembra strano. Sai, siamo state a fare shopping e guarda quante cose belle mi ha regalato. Questo, questo e anche questo. Hai visto, mamma? È stata super generosa con me. Antonella ha comprato tutte queste cose per te? Sì, tutte queste cose. Oh, mamma. È per questo che l'hai invitata? Certo, anche per questo. Senti... io non ho alcun problema a farla dormire qui, ma so che voi due avete sempre litigato per Mattias e per altri motivi, quindi non so, penso... Mamma, che... ma questo è il passato. Adesso siamo diventate molto amiche e tra l'altro lei ha anche lasciato Mattias. L'ha lasciato? Sì, gli ha detto che lui era una delle ragioni per cui noi due avevamo sempre litigato e perciò preferiva avere me come amica che lui come fidanzato. Ah, gli ha detto così. Non ti pare che Anto sia super? Sì, solo che per quello che io mi ricordo, Anto, come la chiami adesso, non era una tua amica. Ma le persone cambiano e adesso condividiamo tante cose belle. Siamo diventate molto amiche. E quello che ci ha unite più di tutto è che nessuna delle due ha un padre. Sì, è vero. Non ci avevo pensato. Coraggio, parlate. Chi è questa donna così pericolosa? Ah, tesoro, te lo diciamo subito. Non ti nasconderemo niente, figurati. La donna è Carmen, parlavamo di lei. Sì, di Carmen. Tua madre mi stava raccontando le bugie che ha inventato su di lei. Ed è meglio non parlare di quello che ha detto su di me. Meglio dimenticare. Perché è una bugiarda cronica, è fornita di un'immaginazione molto fervida. Sì, soprattutto quando cerca in tutti i modi di separare Leandro da me. Beh, comunque, Carmen non è qui per difendersi, quindi per favore non parlate male di lei. Che problema c'è? Ci sei tu per difenderla, no? Certo che quella ragazza ha proprio una lingua bella lunga. Che pettegola. Beh, forse qualcuna delle cose che dice è vera. Come? Cosa vorresti?
potresti dire con qualcuna delle cose che dice Dio? Chi lo sa, forse c'è del vero in quello che ha visto. Ma Leandro, che dici? Come puoi accusarmi di questa ignominia? Io non sarei mai capace di mentirti, né per Germano, né per Mancini. Come puoi credere anche solo per un istante alle calunnie che quella donna mi rovescia addosso? Io non sarei mai capace di mentirti, tesoro. Ti ho detto sempre e soltanto la verità. Bene, preferisco crederti, mamma. Ragazze, è arrivato il momento di decidere chi è la nuova leader delle popolari. Dobbiamo affrontare subito il problema dell'elezione della nuova leader delle divine. Secondo me, la leader devo essere io. Sì, perché sono molto equilibrata, me lo dicono tutti. Io credo tu? Di poter... Tu? Sì, io. Tu non conti nulla, tesoro. Sei stata accolta tra noi quando il gruppo era già costituito. Non sei una socia fondatrice, capisci? Anche se non sto mai in prima fila, sono autorevole. Poco passato, ma molto futuro, non vi pare? Sì, sì, può essere. Anche se io credo, dal mio punto di vista, che un buon capo deve avere un grande senso dell'ordine. E, sinceramente, questo è il mio forte. È vero, hai un grande senso dell'ordine. Mm-hmm. Nel senso che ti piace troppo dare ordini. Ecco. Vuoi dire che sono una tiranna, Tamara? Non sono una fondatrice, ma persino Antonella dice che ho il carisma per essere la numero uno. Per quanto ne so, Antonella non fa più parte del gruppo. E Caterina, che è l'altra fondatrice, è fuori dal nostro gruppo anche lei. Quindi non ci sono discussioni, cara. La leader delle divine devo essere io. Non sono d'accordo, piccola. A me non importa che tu sia d'accordo, piccola. Perché non ci sono discussioni, sono io. Mi dispiace tanto. Sì, dico che tu sei una tiranna. È evidente che ti diverti a dare ordini. Per me non devi essere tu la leader. Ah, no. No, e chi dovrebbe essere? Tu, forse? Certo, potrei. Ah, sei stata forse eletta capitano della squadra di hockey? Che c'entra questo? Non ti hanno eletta perché non hai le capacità. Il motivo non è questo. State zitte. Per me non può essere nessuna di voi due. Come ho detto, la leader devo essere io. Sì. Caterina? Alan, mi hai messo paura. Scusa, volevo solo farti uno scherzo, tutto qui. Non fa niente. Ehi, che c'è? Sei triste? Sì, un pochino. E perché? Te l'ho già detto, perché non sono più in nessuno dei due gruppi, non sono più una divina e le popolari non mi hanno mai accettata del tutto. Ah, per questo. Deve essere davvero brutto sentirsi soli, non è vero? Sì, molto brutto. E a te come sta andando con il gruppo musicale? Bene, bene, sono contento di farne parte, mi rende felice, davvero. Si vede che lo sei. Già. Si vede quando uno sta molto bene. Sì, ma sto bene non solo per questo. Sto bene perché sto con te. Sei così bella. Io non mi sento tanto bella, Alan. Sei stupenda. Permesso? Si può? Sì, 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 vieni. Che bello vederti. Qualche problema? No, niente, ho solo discusso con Giusy tutto qui. Per quale motivo? Perché non riusciamo a metterci d'accordo su chi dovrà essere la nuova leader del gruppo, ora che Patty non sta più con noi. Quindi non sta più nel gruppo definitivamente? No, no, ha preferito stare con Antonella. A dire la verità, siamo tutte stupite dalla storia tra tua sorella e Patty. Credimi, sono io il primo a sorprendermi. Ma mia sorella è così imprevedibile. E tu? E tu, Fabio, come sei? Beh, mi conosci ormai. Sì, ma sai una cosa, Fabio? A volte mi sembra di conoscerti bene. Però
A volte non ne sono così sicura. A me succede la stessa cosa con te. Mi piacerebbe davvero tanto conoscerti meglio. Sì, anche a me piacerebbe conoscerti un po' meglio. Ah, bene, 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 bene! Viva gli sposi! Viva gli sposi! Ciao! Ciao a tutti, grazie! Ora non posso credere di aver accettato. Sarà bellissimo, tesoro, vedrai! Caro cognato! Come ti sei vestito? Per te, paparino! Ciao, sorellina bella, come stai? Bravo. Bene, ora che ci siamo tutti, possiamo rilassarci con un po' di umorismo. Quindi comincerò con una bella barzelletta. No, sbrighiamoci, è una prova generale, andiamo veloci. Bene, bene, vi chiedo di partecipare, non dico di fare una ola, ma mettiamoci un po' di calore. Battete le mani a ritmo, così possiamo andare avanti con la prova generale. Pa, 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 bravi, pa, bravi. Salve signore. Salve, qui c'è posto. Sì, qui. Mi dispiace. Oggi dobbiamo stare attente, ragazze, perché finalmente capiremo da dove viene e di chi sono si tratta. Sono così curiosa che non sta giù nella pelle. Che tipo misterioso. Che cos'è questo, Germano? Che succede? Me lo dica. Queste sono le prove generali del matrimonio. Che matrimonio? Come? Io lo sapevo, ma non ti ho detto niente per non ferirti, cara. Beh, ora mi sento peggio, Ashley. Mi sento peggio. Non mi hai detto nulla. Ora entro qui e vedo. Lasciatela! Tranquilla, Carmen, tranquilla! Sono qui per aiutarti! Sono il custode del tuo amore! Sai cosa mi succede da quando siamo amiche, Patty? No, che cosa? Che sento di poterti dire qualunque cosa senza timore che tu mi possa tradire. E questo mi rende felice perché... Perché? Perché... Era qualcosa che non mi succedeva con le altre, con Luciana, con Caterina e Pia. Sentivo che in fondo mi potevano tradire e questo con te, beh, non mi capita. Ah no, Antonella, io non potrei mai tradirti. Però sono certa che un giorno ti stancherai di me. Perché lo dici? Perché sì, perché io sono povera e invece tu sei... Sono? Beh... Sei così ricca. Ricca? Ma no, io sono più povera di te, capisci? No, no, lo dici solo per farmi stare davvero? Meglio. Credimi. Senti, io non dovrei dirtelo, ma te lo dirò perché mi fido di te. Ma promettimi che non lo dirai a nessuno, promesso? Sì, te lo prometto. Bene. Mia madre, Bianca, si deve sposare per forza con Leandro, perché se non si sposa, lei, Fabio e io siamo in miseria.